riesco a trovare un supporto, facciamo meglio, aspettate. Scusate, faccio lo scacciaro, ma è necessario fare un lavoro del genere perché le cose vanno fatte per bene. Allora, no. Ecco, forse così. Ecco, così forse mi vedete bene. C'è un po' di aria sotto. Allora, ciao ragazzi! Mi vedete in tenuta serale, questo, buonasera, Dante Bolli. Gianluca Carlotti, ciao Angelo. Gianluca, ti ho risposto per quanto riguarda, ciao Fabrizio, per quanto riguarda la sigaretta elettronica, spero tu sia d'accordo, insomma, poi ci sono tante, come dire, tante sfaccettature da vedere, insomma, no? Sono state fatte anche delle analisi del professor Di Bella, ciao Riccardo, quindi la sigaretta elettronica sì, non è che la sigaretta elettronica fa bene, no, la sigaretta elettronica non fa bene, la sigaretta fa meno male, perché comunque aspiri inali in nicotina, e quindi fa male comunque, si è visto indubbiamente. Vabbè, comunque questo io intanto io continuo lo svapo, se voi me lo permettete, tanto le critiche che io svapo sopra, come dire, tutte le dirette che faccio, qualcuno a dire sempre qualcosa. Non c'è. Ciao canale Popolarium, ho guardato anche i tuoi video, sono molto belli, complimenti. Io devo dire la verità, da quando svapo molto più, ecco, bene, ottimo. Io sto svapando la nocciola ora, questa è una poma Max Bosco, boo. Allora, bene, siamo a 14, dai, si fa una cosa fatta alla svelta, fatta bene alla svelta, un po' come le svertine. Allora, settimana prossima abbiamo e avremo, ora ve lo faccio vedere, nella notte del mistero, un'autrice genovese che ha scritto, secondo me, un ottimo libro, anche se molte persone, anche Liberatore Abrani, è arrivato adesso, sai. Max è arrivato adesso, Liberatorio, guarda in questo momento, bene, Max Bosco. Dicevo, avremo un'autrice che vedo sta anche simpatica, di la verità. Non ho ancora veramente letto quello che mi dice, me lo raccontate voi. Bene, grazie Massimo, ti ringrazio pubblicamente. Non ho ancora verificato quello che mi dite voi, ma io aspetterò giovedì direttamente perché Carmen. Beh, niente, ora mi confondi. Carmen dovrà dire la sua e gli farò alcune domande sul libro che ha scritto, che secondo me è bello. Ora io ci ho messo ci sono dei segnalibri dentro, perché ovviamente poi ho segnato anche alcune cose, no, che poi devo riassumere, cioè, non so se si vede. Insomma. Allora, intervisteremo lei giovedì 5 settembre alle 21. Complimenti a voi, video molto informativo e allo stesso tempo leggeri. Bene, ti ringrazio. È quello che noi vogliamo, che siano molto leggeri, soprattutto a quelli che faccio io. Per favore, spaccatevi di pollici in su stasera perché deve salire tanto il video. Dunque, dicevo, Carmen Guie, io la conosco come Carmen Inconformista, va bene? Ci ho parlato diverse volte al telefono, so bene o male quali sono le sue idee. Però giovedì sera ci verrà a trovare direttamente in radio. Allora, ci sono state delle persone a cui ho chiesto di venire, non sono potuto venire, chi ha da fare, chi non, come dire, non ha voglia di confrontarsi, ma poco importa, ci saremo noi, probabilmente ci sarà anche Valerio Scrivo e probabilmente ci sarà anche Riccardo Sacchettini, non so se l'ho nominato bene, però insomma, mi sembra un ragazzo abbastanza informato sulla storia del mostro di Firenze. Quindi, allora, se volete leggere il libro, io ve lo consiglio, a prescindere da poi quello che avete detto, vi assicuro che su Facebook sembra una persona, nella realtà in realtà è un'altra, e io, se ve lo dico io, ci potete credere, cioè io sopporto poche persone, gli umani sono un po' misogino. Il libro è questo, si chiama Il mostro di Firenze, John Doe in Toscana, la storia osservata da un passante, ed è molto bello, a me è piaciuto, è un libro che si legge bene, è scritto molto bene, cioè che a fondo, Liberatore ha mandato, ok, complimenti a voi, video molto informativo, da questo e quello di prima, scusate se mi arrivano i messaggi su WhatsApp, misogino di donne, no, allora, no, misogino,
non mi viene la parola, insomma, ci siamo capiti. Odio le... No, misogino è Max Bosco. Ecco, lui sì, odia le donne, vero? Misantropo, esatto, bravo. Ecco, non è la parola, solo misantropo. Tornando a noi, io vi prego il giovedì sera di ascoltare la trasmissione. Se volete fare delle domande, me le potete fare al 338 1980 688. Vi metto il link qua sotto con il nome di telefono, con il link su WhatsApp. Vi metto anche l'acquisto del libro di Amazon. Sappiate che io sono affiliato a Amazon e se lo comprerete tramite i miei link, a me mi verrà riconosciuto qualcuna piccola percentuale. Questo libro costa 20 euro, a me mi daranno 50 centesimi, no, voi lo pagherete a prescindere, no, l'elicanto per una sedia. Però ieri ho detto la battuta, quella di su Francis, no, che di Totorina che guida 15.000 soldati e lui con 10 lauree è rimasto a piedi. Ha fatto ridere un monte. Quindi niente, se volete prendere il libro, io ve lo consiglio perché il libro è bello, lasciate perdere l'autrice, come dire, non... No, la battuta era quella, Massimo, che praticamente si parlava di Rina, che aveva la seconda elementare, che guidava un esercito di 15.000 uomini, e poi Fabrizio mi ha scritto, dice, vabbè, Rina ha guidato 15.000 uomini con la seconda elementare, e Trinipet con 10 lauree è rimasto a piedi, è rimasto a piedi la sera del 26 per la cena. È un cazzatone, scusatemi, certo, nessun problema. Quindi niente, ragazzi, io... ti piace. Sì, sono un cazzarone, ma no, dai, sei un amico, commenti, mi fa piacere che tu ci sia. E niente, io vi saluto, mi raccomando, il 5 di settembre vi aspettiamo e vi dico anche che il 13 di settembre saremo in onda in TV sul canale 89 di Digitale Terrestre e tratteremo sempre il mostro di Firenze per la vostra gioia. E per la meno gioia di altre persone che hanno tutti account fake e che mettono non mi piace, che offendono, scrivono, bla bla bla, io non mi interessa neanche interagire con le persone che non esistono e quindi non li prendo, li cancello. A voi da dire che cancello i messaggi. Se mi offendete, cioè, allora, il discorso è questo, potete anche offendermi senza problemi, basta con il nome e cognome e una foto reale. Allora potete darmi anche del figlio di puttana. Ma nascosti dietro un account fake, io non... Se non perdo il mio tempo, blocco. Ciao Angelo, oggi esce il film sui mostri di Paolo, mi sa che è bello, non lo so, bisognerebbe andare a vedere. Notte Fabbri, c'è un canotto, aspetto il video sull'anonimo del Mugello. E il video, l'anonimo del Mugello, faremo la trasmissione, questo sarà detto. Il video ancora io non ho... Vado a vedere il segreto. Sarai cretino, porca puttana. Allora ragazzi, aspetto il 5 settembre e il 13 settembre, no, il 5 settembre su www.florenceinternationalradio.com alle 21.30. Sì, Fabrizio è il top, cioè, dopo di te però, dopo di te. Su florenceinternationalradio.com il 5 settembre e il 13 settembre su www.radiocaffecriminale.it e ovviamente anche sul digitale terrestre, canale 89. Ci vedrete, vedrete anche la mia bellissima faccia, essendo uno degli occhi più belli del mondo. XD. Io nel frattempo vi saluto con la tromba e con l'imbuto e chi non ci segue è un antimonio. Chi vuol capire, chi vuol intendere, intenda, si dice a Prato e chi non vuole intendere va in camper. Ciao ragazzi.